Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlarvi di come avere un effetto gel sulle unghie senza utilizzare la lampada e senza utilizzare quei prodotti che servono ad andare a creare il gel vero e proprio. Non so se avete visto il video in cui ho parlato della mia esperienza, o meglio la mia odissea con le unghie, quindi di quanto le mie unghie fossero rovinate dopo l'applicazione del gel, di come ho fatto per uscire, della cura che ho fatto che è durata 5 mesi, insomma, è il video in cui vi racconto tutta questa esperienza. Ve lo lascio nelle schede, così se per caso non l'avete visto potete andare a vederlo. E quindi, insomma, se avete visto quel video sapete che io non sono più tanto propensa ad utilizzare il gel o il semipermanente. Però, mettendo lo smalto classico, quello che si asciuga all'aria, diciamo che è ritornato il problema iniziale che mi aveva poi portato a mettere il gel, ossia che lo smalto applicato sulle unghie dopo un paio di giorni comincia a sbeccarsi. E se c'è una cosa che a me non piace, è lo smalto sbeccato. E quindi tutte le volte me lo dovevo togliere, mettere di nuovo, insomma era una cosa un po' lunga, soprattutto se magari non si ha tanto tempo, anche perché lo smalto poi che si asciuga all'aria, si asciuga dopo un po' di minuti, quindi non è che si asciuga proprio in un secondo, e quindi dovevo stare lì e aspettare che si asciugasse, quindi insomma diciamo che non era il massimo della vita. Allora ho scoperto, guardando un pochino su internet, leggendo dei blog, andando a farmi delle ricerche, che esistevano due prodotti della Essence che sono in grado di far durare lo smalto molto di più e di dare anche un effetto gel. Io devo dirvi la verità, quando ho letto questa cosa ho detto sì, figuriamoci se è vero, perché io tutte le volte che ho usato uno smalto a lunga durata che doveva fare un effetto gel, eccetera, eccetera, era esattamente uguale agli altri, perché durava 2 giorni e poi saltava, almeno questo sulle mie unghie per quella che è la mia esperienza. Quindi anche su questi due prodotti io non è che ci credevo tantissimo. Però, siccome i prodotti della Essence sono molto economici, ho pensato cosa ho da perdere? In fondo si tratta di una base e di un top coat, al limite li uso lo stesso, anche se non sono così miracolosi come li vogliono far passare. E quindi ho provato, li ho acquistati e ho provato un po' scettica ad applicarli e devo dire che mi sono ricreduta, perché ragazzi, è vero, cioè io non ci credevo, ma è vero, questi due prodotti applicati insieme, applicati nella maniera giusta, fanno sulle unghie un effetto gel e fanno in modo che lo smalto vi duri molto di più rispetto a uno smalto normale. Quando dico molto di più, ovviamente non intendo un mese come il gel vero e proprio, però una settimana sulle mie unghie dura. Nel senso che io mi metto lo smalto e per una settimana rimane bello, rimane lucido, non salta, quindi effettivamente funziona, funziona. E io non faccio il tutorial perché sono due smalti che si applicano normalmente come due smalti, quindi non è il caso di fare il tutorial, però vi racconto quelli che sono i passaggi. Io utilizzo prima la base, base coat, quindi io metto questo sulle unghie e aspetto che asciughi. Questo smalto ha una particolarità, è molto denso, assomiglia molto a un gel, a uno smalto gel, quindi andrà a creare sulle vostre unghie una specie di patina. Detto così sembra brutto, ma in realtà è una patina che va comunque a dare all'unghia l'effetto rinforzante, non so come dire. È un tipo di smalto, vabbè, visto così ovviamente sembra uno smalto normale, però è un pochino più denso. Quindi crea proprio questa pellicola sull'unghia che è quella che poi va a fare in modo che lo smalto aderisca meglio all'unghia e eviti quell'effetto sbeccato che è così brutto che a me non piace. Quindi io vado a mettere questo, ve lo avvicino, base coat, lo metto sull'unghia, aspetto che asciughi. Poi cosa faccio? Vado ad applicare lo smalto colorato di qualsiasi marca. Io l'ho già provato di Kiko, l'ho provato di Essence, l'ho provato anche della COP, per dire, quindi smalti normali, quelli che volete, ve lo andate a mettere. Io adesso ho lo smalto così, perché in questo periodo lo sto portando tanto chiaro, quindi insomma, lo smalto classico, lo metto, aspetto che asciughi e dopodiché vado ad applicare il top coat, questo di Essence. Io devo dire che ho provato tanti top coat di tante marche, ma non hanno avuto un effetto così buono come questo. Quindi io, se volete provare questa cosa, io vi consiglio di prendere quelli Essence, tutte e due, base coat
e Top Coat Essence, perché secondo me questi messi insieme e con questi passaggi sono quelli che davvero fanno in modo che lo smalto vada a durare di più. Quindi io metto questo sull'unghia che dà un effetto lucido, quindi le unghie poi sono molto belle. Ed effettivamente devo dire che lo smalto mi dura una settimana. Poi dipende anche da voi, dipende da che lavoro fate, perché ovviamente se fate un lavoro in cui magari dovete andare a fare delle pulizie e non vi mettete i guanti, è ovvio che durerà meno magari. Cioè io faccio i lavori in casa, io come lavoro. Voi lo sapete, se avete visto i miei video precedenti, lavoro principalmente tramite internet e lavoro da casa, quindi comunque non ho un lavoro manuale, diciamo così, però quando sono in casa faccio i normali lavori, lavo i piatti, lavo il pavimento, tolgo la polvere dai mobili, quindi faccio la lavatrice, insomma, faccio il letto, faccio tutte quelle cose, pulisco il bagno, tutte quelle cose normali che una persona in casa fa e lo smalto mi è durato comunque una settimana. Io ho qualche piccola accortezza, quindi se faccio le pulizie metto sempre i guanti, quelli usa e getta. Se invece lavo i piatti, metto i guanti, quelli classici per lavare i piatti. Quindi insomma, cerco comunque di proteggere un pochino le unghie, cerco di curarle il meglio possibile. Però anche, cioè queste cose le facevo anche prima con gli altri smalti, ma mi saltava lo stesso. Invece con questi due prodotti non è successo. Quindi io se voi volete provare uno smalto effetto gel senza utilizzare la lampada e che sia veramente valido, io vi consiglio questi due prodotti, ve li consiglio davvero, provateli perché secondo me sono veramente molto efficaci rispetto a tutti gli altri che io ho provato, questi hanno veramente funzionato. Quindi smalto che dura una settimana con questo effetto lucido che rimane poi molto bello. Io ovviamente vi dico una settimana perché è quello che è successo a me dura più o meno una settimana, poi ripeto, dipende da voi, dalle vostre unghie, da un sacco di cose, però anche dalle altre recensioni che ho visto qui su YouTube devo dire che effettivamente anche tante altre ragazze, donne che lo hanno usato hanno avuto dei buoni risultati che più o meno sono come i miei, quindi chi una settimana, chi magari 4 giorni, chi addirittura 10, però più o meno insomma una media di una settimana diciamo che dura. Quindi insomma, io ve lo consiglio. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi due smalti, se li avete provati, se ne avete provato degli altri che magari sono stati buoni, che vi hanno dato comunque soddisfazione. Mi fermo, vi mando un bacio enorme come al solito. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete un like e vi aspetto alla prossima.